Giurisdizione da un lato, informazione dall'altro, con ricadute su cittadini e democrazia, con ruoli tanto diversi quanto autorevoli, allo scopo di creare un equilibrio efficace e riflettere su alcuni temi come quello delle intercettazioni e dei processi. Di questo si è parlato nel convegno Magistratura e Stampa, Democrazia, Informazione e Giurisdizione, tenutosi al Teatro Piccinni di Bari. Presenti diverse autorità ed istituzioni, tra questi il Vice Ministro della Giustizia, Francesco Paolo Sisto. Non se ne può più di un circo mediatico che bolla con una responsabilità inesistente sul piano giuridico soggetti che possono incappare in un'indagine penale, ma questo non deve scalfire il principio che finché non c'è una sentenza definitiva non possono essere chiamati colpevoli. Tutto qua. Questi invece i punti di vista delle due categorie. Da un anno a questa parte c'è il decreto legislativo 188 sulla presunzione di non colpevolezza, che praticamente restringe la possibilità dei magistrati di parlare, di riferire delle inchieste che svolgono, e tra l'altro mettendo in capo al procuratore della Repubblica anche la responsabilità di valutare quale può essere considerata delle sue inchieste una notizia e quale no, che sottraendo praticamente il lavoro ai giornalisti. Molto spesso i giornalisti sono protagonisti essi stessi di processi per reati commessi con il mezzo della stampa, e altre volte la stampa che interessandosi dei processi finisce per creare inevitabilmente un condizionamento dell'opinione pubblica, quindi incidere anche sulla serenità degli stessi. Come ha detto Manes, poi è capitato che non lo abbiamo